Ciao ragazzi, finalmente sono ritornato in servizio, quindi finalmente ricomincio anche coi video. Oggi sono a bordo di Scania Omni Express, quindi vi faccio vedere un po' il mezzo. Sono in servizio di linea, sono a Forni di Sopra. Ora sono fermo quelle 2-3 orette. Per cui, per ingannare l'attesa, ho approfittato di studiarmi un attimo il mezzo, le caratteristiche e approfitto di registrare anche un nuovo video. Parliamo del mezzo. Questo è una misura un po' atipica. Di solito abbiamo i 12 metri, questo è un 11. Rispetto al 12, perde relativamente pochi posti a sedere, poiché ne abbiamo 46 più 25 in piedi. In compenso, ne guadagna la maneggevolezza e la manovrabilità sulle strade di montagna, dove ad esempio sulla linea che sto facendo magari ci troviamo a fare manovre in centro paese e quel metro si sente. La larghezza è 2,55 m, per cui per l'uso montano l'avrei preferito leggermente più stretto, però dai, non si comporta male. Basta farci un po' l'occhio, basta rallentare e si passa ovunque praticamente. Il mezzo è un 2009 e con 350.000 km sul groppone circa. Il motore è un 11.700 di cilindrata e sviluppa 250 kW di potenza, che in salita si sentono, devo dire, spinge bene. 2009, dunque omologato Euro 4. Ovviamente è un classe 2, la Scania faceva l'omnibus solamente ad un piano rialzato ed è stato in produzione fino al 2017. Devo dire, è una macchina con cui mi trovo molto bene. Mi piace il setup dei comandi, mi piace il motore, mi piace il cambio. Tutto sommato, una buona macchina che preferisco rispetto anche agli Iveco Crossway e Arway che abbiamo in flotta, oltre naturalmente agli autocar e dei mezzi minori che abbiamo per certe tratte particolari. Sentendo anche il parere di alcuni colleghi che fanno queste tratte di montagna durante l'inverno, mi hanno detto che si comporta particolarmente bene anche su neve e tra quelli che sono in residenza e che lo usano praticamente sempre, mi pare siano tutti concordi sul ritenerlo un buon mezzo. Ve lo faccio un po' vedere, vi mostro un po' il cruscotto. La disposizione dei comandi, che è diversa rispetto al Crossway che avete visto e anche rispetto al Beulas che avevo portato sul canale. Allora, vediamo dal posto guida un bel cruscotto, molto leggibile, mi piace assai col contagiri e col contachilometri analogico. Vediamo cosa ci dice. Ci dà un paio di dati sulla strada percorsa dall'ultimo azzeramento, che sono 350 km, quindi un paio di giorni. Velocità media 41 km orari, come è giusto che sia, facendo extraurbano ma con molti tratti all'interno dei paesi. Consumi degni di nota 3,19 km con un litro, che paragonati ad un'auto ovviamente sono improponibili, ma per un 12.000 su strada di montagna non sono affatto male a mio parere. La lancetta del serbatoio ci dice che quando rientrerò in deposito dovrò farlo, poiché chi ce l'aveva evidentemente ieri non l'ha fatto, in modo da avere il mezzo operativo al 100%. Allora, scendiamo, questo è il volante, le trombe sono sul volante, il comando del cruise e del display a cruscotto è in questa posizione qua, che trovo più scomoda rispetto agli Iveco che ce li avevano a portata di dito in questa zona qua, e il cruise ce l'avevano sulla leva del retarder, ce l'avevano in cima a questa. È molto più pratico e più sfruttabile per me che lo punto spesso nei paesini. Questi sono i comandi, troviamo le porte, troviamo l'aletta parasole conducente, le ventole, le botole, il display, il manettino, pulsante di emergenza, luci varie, il pulsante per abilitare il cruise, quello in parte non so che cosa sia. Pulsante per abilitare gli alti, fendinebbia, retronebbia, emergenza, presa 24 volt, traction control off per uscire d'impaccio, ad esempio su neve. Altra caratteristica di questo mezzo, per metterlo in moto, a girare la chiave dobbiamo schiacciare questo pulsantino qua. Quando spegniamo entra automaticamente lo staccabatteria e quindi questo riaggancia le batterie prima di metterlo in moto. La regolazione del volante è qua sotto, altezza e profondità. Di qua abbiamo un altro pulsante porte, il pulsante che resetta la campanella per prenotare la fermata, luce abitacolo.
Questo è il tasto per fare il cleaning, ovvero abbassare l'autobus sul lato destro e agevolare la salita e la discesa dei passeggeri. Quest'altro vicino invece serve per alzare o abbassare tutte le sospensioni dell'autobus in modo da passare in punti critici o ad esempio parcheggiarlo in un deposito che abbiamo in cui è necessario alzarlo, altrimenti si spancia su un leggero scalino che c'è. O magari in certe strade, se è necessario smusare su dei muretti, si alza per non toccare e poi si riabbassa automaticamente o si può abbassare anche manualmente. Panoramica esterna, finalmente è arrivato il bel tempo anche qua. Ce l'ho con il sedere parcheggiato dentro al deposito in modo che non diventi un forno. Vi mostro il frontale e più tardi vi faccio una ripresa completa. Il bel logo Scania che domina il frontale, specchio grandangolare e specchio sinistro in una posizione un po' particolare, ma tutto sommato utilizzabile. Un dettaglio che ho notato su praticamente quasi tutti i mezzi che abbiamo in montagna è che sono quasi tutti già maculati e ritoccati. D'altronde, quassù è ancora più facile prendere dentro e toccare strade strette, muretti, bidoncini e chi più ne ha più ne metta, insomma. L'importante è segnalare tempestivamente all'azienda qualunque piccolo danno e ammaccatura, in modo che ripristini il mezzo anche nell'estetica, perché ne va dell'immagine aziendale. Non so voi, ma io storcerei il naso a salire su un mezzo ammaccato, come mi è capitato in altri paesi, ad esempio a Malta, dove correvano come dei pazzi con i due piani. Più tardi, sfruttando la dashcam che ora ho tolto, vi porterò con me a fare un giro sulla linea che sto facendo, e presumo in timelapse, altrimenti diventa un video infinito. E presumo in timelapse in modo e presumo in timelapse, altrimenti diventa un video infinito di altre 3-4 ore. Altrimenti diventa un video infinito. Vediamo se c'è qualche manovra, qualche momento saliente da rallentare, ma in linea di massima vi farò un timelapse. Un esempio di cleaning. Si abbassa il lato destro completamente per agevolare salita e discesa. Questo invece è il tutto giù e ora facciamo il tutto su. Adesso dall'interno lo riportiamo alla sua altezza normale. Così vi ho mostrato anche come si fa il cleaning, come si abbassa tutto il corpo vettura e come si alza tutto il corpo vettura. Vediamo se con la dovuta censura sui loghi e sui codici riesco a farvi vedere anche questo. Allora, login, il mio numero di matricola. Facciamo la richiesta del turno che sto facendo e dovrebbe caricarlo in automatico in teoria. Poi si possono selezionare anche manualmente, poiché in caso di corse bis, corse extra e varie vanno manualmente. Dai, dai che ce la facciamo. Ecco, il sole non ci aiuta. Eccoci qua. Partenza prevista tra 10 minuti. Distanza praticamente
praticamente sono a 10 metri dalla fermata che è appena fuori dal deposito. Io adesso schiaccio chiudi attesa e qua mi mostra le fermate, prossime fermate, tappe, orari, il meno 10 riferito alla partenza, poiché sono, penso, prenda già la posizione quasi, per cui me la segna per buona, mi sta dicendo che sono 10 minuti in anticipo sulla partenza e la linea è fine, questo è quanto. Man mano che passo nelle fermate, la precisione del GPS penso sia di 5-10 metri, poiché non sempre prende esattamente le fermate, ogni tanto le salta, bisogna riallinearlo. Penso di avervi fatto vedere anche qualcosa di nuovo e sperando che il meteo tenga su perché si è già annuvolato, vi porto a fare un giro per la linea di questi giorni, Forni di Sopra, scendendo giù per la Val Tagliamento fino a Tolmezzo. Ciao ragazzi, dallo Scania! È tutto, al prossimo video!